Buongiorno a tutti, oggi vi farò vedere i bug e dove si trova il carro armato e la moto della polizia. Allora, innanzitutto cominciamo dal bug dell'aeroporto e bisogna avere l'elicottero. Allora, bisogna andare nell'antenna dell'aeroporto e aspettare e appoggiarsi lentamente sopra l'antenna e aspettare che l'elicottero sia immobile. Però è meglio centrare proprio al centro dell'antenna, perché se lo fate troppo in là rischiate di cadere. Come vedete è un po' troppo difficile, soprattutto con l'animator, perché è un po' difficile da guidare, da tenere a controllo. Vi farò vedere un altro bug dell'aeroporto che servirà molto nella modalità online, perché voi potete vedere gli altri ma loro non possono vedere voi. Ok, dovrete andare qui nel palazzo, cioè una specie di palazzo. Eccoci arrivati, adesso bisogna andare in quel punto e continuare a correre e a saltare contemporaneamente contro questo pilastro, questa specie di pilastro. Questo bug certe volte ci mette poco, ma anche tanto. E quindi dovete continuare finché non si fa, perché ad un certo punto scavalca, come è successo adesso, e si entra. Come vedete sono entrato nell'edificio che c'era prima, che vediamo da fuori prima, e così potete mettervi qui dentro senza che gli altri vi possa vedere. Come vedete non ho visto me. Adesso vi farò vedere dove si trova il carro armato della polizia e la moto della polizia. Vi ricordo inoltre che GTA 5 si può già prenotare ed esce nella primavera del 2013. Questo carro armato si trova nella prima stazione di polizia, dove c'è il ponte, vi servirà anche questo tanto, tranne con quelli che hanno le mod. Cosa sono le mod? Le mod sono dei trucchi che si usano online, molto divertenti e che servono tanto. Ma si possono
anche bannare. Ok, eccoci arrivati. Lì c'è una stazione di polizia e lì ci si può trovare l'elicottero della polizia, come vedete quello là azzurro. E la Stinger della polizia, quella viola lì. Eccoci arrivati. Questa è la Stinger della polizia e questo è il carro armato. Si trova qui, in questo punto della mappa, nella mappa centrale. Adesso vi farò vedere dove si trova la moto della polizia. Dove c'è la moto della polizia si può trovare anche la Stinger della polizia e la Buffalo della polizia.